Ciao a tutti, oggi prepareremo il couscous alle verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 40 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a dadini, peperoni tagliati a dadini, sale, spezie per couscous, patate, couscous, prezzemolo, carote, olio, acqua, cipolla e zucchine tagliate a dadini. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale la cipolla. Andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 7. Prendiamo un po' sul fondo la cipolla. Aggiungiamo l'olio. Andiamo a insaporire per 3 minuti 100 gradi, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere le verdure. Iniziamo con le zucchine. Le melanzane. I peperoni. Aggiungiamo il prezzemolo, il sale, aggiungiamo anche le carote e le patate. Andiamo a cuocere il tutto per 15 minuti a 100 gradi antiorario, velocità soft. Adesso andiamo a controllare la cottura delle nostre verdure. Le andiamo a trasferire in un'insalatiera, le aggiusteremo di sale eventualmente e le andremo a condire con le spezie. Queste sono le nostre verdure condite che momentaneamente andremo a mettere da parte per preparare il couscous. Adesso, senza sciacquare o lavare il boccale, andiamo ad aggiungere l'acqua. Un filo d'olio e il sale e portiamo a ebollizione l'acqua in 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso, senza togliere il coperchio, andiamo a mettere il couscous dal foro e con le lame in movimento a velocità 1. Lo facciamo amalgamare per una decina di secondi.
Adesso lasciamo riposare il couscous per 3-4 minuti senza il coperchio. Adesso andiamo ad aggiungere il couscous alle nostre verdure. Il nostro couscous è pronto, andiamo a impiattare. Couscous alle verdure. Grazie e alla prossima ricetta!